Un caro saluto da Mario Giuliaci. Un grande asteroide, Apophis, nella sua periodica orbita, passerà nella notte di sabato a 14 milioni di chilometri dalla Terra, quindi nulla di preoccupante. Ma allora perché tanta attenzione da parte dei mass media su Apophis, un nome tra l'altro di origine egizia e che significa il serpente del mare? Il motivo è semplice. Gli astronomi hanno stimato che nel 2029 passerà ad appena 31.000 km dalla Terra. Lo scriveremo, ma allora perché tanta preoccupazione? Ma l'attrazione della Terra in questa orbita del 2029 potrebbe modificarne l'orbita, tanto che nel 2036 potrebbe colpire anche la Terra. Con quale probabilità? 1 a 45.000, come dire possibile ma poco probabile. Ma cosa capiterebbe se nel 2036 Apophis dovesse colpire la Terra? Bene, ci sarebbe una catastrofe climatica globale. Infatti incenererebbe all'istante milioni di chilometri quadrati di superficie terrestre, ma l'effetto più devastante sarebbe di natura climatica. La Terra infatti sprofonderebbe in un lunghissimo e rigidissimo inverno per anni, forse decenni. Infatti, nonostante le sue apparente modeste dimensioni, appena 350 metri di diametro, le colossali quantità di polvere e cenere e detrite sparate nell'atmosfera avvolgerebbe per anni il pianeta, limitando ovviamente la quantità di radiazione solare in arrivo sulla Terra.